essere una donna che per quello che desideravo, può rappresentare parti di tante donne, nel senso che la sua complessità e la sua interiorità, oltre che il suo vissuto, mettono in luce alcuni aspetti che sono stati certamente della mia vita, ma che penso appartengano a molte. Questo doversi misurare continuamente con la società, con i modelli che la società impone, e nello stesso tempo col desiderio di superarsi e superare i limiti, le proprie paure, fare i conti col passato. Quindi attraverso questo rapporto così, potremmo dire, amorevole con i suoi alunni, giovani alunni e alunne, Nives scopre, come dicevi, delle parti di sé, ma in realtà lavora con parti di sé. No, io non ci credo nella missione dell'insegnante. Non ci ho mai creduto perché è come se spostassimo lo sguardo su una eccezionalità e quindi anche richiama per me il sacrificarsi. Invece io penso che l'essere insegnante, così come l'essere per altre professioni, sia una scelta da fare fino in fondo. È la stessa questione di quando si parla, per esempio, della mafia, si dice gli eroi. Certo, sono state e sono per noi persone eccezionali, straordinarie, però spostarle su un piano di eroismo ci consente in qualche modo di toglierci il senso di responsabilità, cioè loro sono capaci, noi no. E quindi possiamo anche vivere una vita più deresponsabilizzata. Quindi anche per l'insegnante è così per me. Io penso che l'insegnante, come per altri, fa una scelta, se la fa in profondità e fino in fondo, se abbraccia le vite prima e le persone prima ancora che gli alunni e le alunne, e allora lo fa con trasporto e anche con sofferenza a volte, no? Allora, nel romanzo, Nives è una donna che sta indagando dentro se stessa, per cercare appunto di capire fino a che punto le sue scelte sono frutto di una convenzione sociale e quanto invece c'è di scelta profonda e autentica personale. C'è un aspetto ricattatorio nelle questioni d'amore, un aspetto ricattatorio perché in realtà ognuno di noi per ottenere quel tanto di amore di cui ha bisogno, deve venire a patti. E nel caso dei patti sociali, questo significa dover accettare anche dei modelli che non ti corrispondono. Questo ancora di più, secondo me, è difficile per le donne. Questo è un elemento molto importante da sottolineare anche in relazione alla violenza che si esercita sulle donne, si manifesta in tanti comportamenti, nelle relazioni. E le donne stesse non sempre riescono a decifrare questi comportamenti, né tantomeno sottrarsi nel momento in cui, pur avendo bisogno di quell'amore, dovrebbero scegliere invece di andar via.